Vivere tramite le opzioni si può o è un'illusione? Molto spesso mi chiedo se si può vivere di trading. Io lavorando soprattutto con le opzioni, vi rispondo se si può vivere o meno con le opzioni. Prima di tutto mi devo presentare per chi non mi conoscesse, io sono Mino Ciardo, sono un business coach e un investitore dal 2016. Sono il creatore di Investitore in 100 giorni, il percorso che ti permette, anche partendo da zero, in 100 giorni di diventare un investitore. Questo in che modo? Tramite un corso registrato, mentoring one-to-one e 100 giorni di live trading. Ora ritorniamo alla domanda iniziale. Si può vivere tramite le opzioni? Allora, sì, ma a delle condizioni. Io, a differenza della maggior parte della concorrenza, non vi vendo una falsa pubblicità, non vi vendo l'idea che voi fate il corso e poi, dopo il corso, vivete di opzioni, perché non è così. Innanzitutto bisogna sapere che ci vuole esperienza, quindi ci vuole tanto tempo per imparare a capire come funziona il mondo delle opzioni e soprattutto bisogna adattarsi pian piano che il mercato cambia, perché il mercato cambierà sempre, quindi questa è già una grande prima ipotesi. Però ci sono due modi, unita all'esperienza, alla gestione mentale, a una serie di fattori che ti permettono di vivere di trading. Andiamo a vedere quali sono. I modi sono tre, non due, ho sbagliato. Però è importante andare a capire quali sono appunto. Il primo è avere un conto almeno da 100.000. Perché io dico sempre che chi fa investitore in 100 giorni dedica 1-2 ore a settimana per un rendimento che va dal 15 al 30% annuo. Perciò, anche facendo due calcoli mentali, servono almeno 100.000 euro di capitale. Io purtroppo mi ritrovo persone che arrivano con un capitale di 5.000 euro e vogliono vivere di trading facendo appunto opzioni. No. Ma penso che nessuna operatività con 5.000 euro si fa nulla. Servono capitali molto grandi. Quindi serve avere soldi. Avere soldi. Per vivere di opzioni serve avere soldi. Questo è il primo modo. Poi abbiamo le prop house. Cosa sono le prop house? Le prop house sono delle aziende che ti capitalizzano. Nel senso, se tu sei bravo e superi determinate prove, ti permettono di fare una prova, fai vedere quanto sei bravo e ti danno dei soldi in gestione. Con questi soldi in gestione tu guadagni una percentuale rimane a loro e in questo modo puoi vivere di trading. Io ad esempio ho un conto in Prop House di 100.000 dollari. Certo, non utilizzo le opzioni, ve lo dico con tutta l'onestà, perché è un percorso che ho fatto in maniera particolare usando altre strategie, ma fra non molto, spero per la fine dell'anno, farò un conto solo in opzioni da 100K. Perché poi il livello successivo è quello di 250k e le cose diventano veramente importanti. Perché io ho 100.000 euro da investire, non ce li ho, detto con la massima sincerità. Perciò questo è il secondo modo. Il terzo modo è quello di utilizzare le opzioni weekly per integrare. In che senso integrare? Mettiamoci a maxi schermo che lo spiego meglio. Praticamente le opzioni weekly che cosa permettono? Di avere delle rendite settimanali e mensili. Ho fatto diversi video sulle opzioni weekly, scusate. Quindi in quel modo possiamo andare a fare un'operatività più stretta, quindi non rientrando molto spesso nell'una o due ore a settimana, ma spingendo un po' di più, che però ci permettono di poter vivere effettivamente di trading. Perché se uniamo le weekly con le opzioni, magari altre operatività, come facevano gli investitori in 100 giorni, ci mettiamo anche il commodity spread. A volte ci mettiamo anche il pair trading, diversificando bene, si può fare. Si può fare anche con capitali un po' più bassi, perché? Perché se si ha la giusta esperienza e soprattutto la giusta mentalità, gestione mentale ed emotiva, si possono fare anche delle percentuali più alte del 15-30%. Seppur io non mi pubblicizzi per questo. In che senso? Anche se con le weekly possiamo fare ad esempio il 35-50% in un anno, io non lo dico. Perché io vi do sempre una cifra minima che è quel 15-30% che tendenzialmente riusciamo ad uscirne, anche per uscirne con la faccia pulita. Seppur mi faccio una pubblicità contro, perché ci sono quelli che vi dicono facciamo il 100% del capitale solo perché l'hanno fatto un anno. Io invece vi mostro strategie che porto dal 2016 a oggi, molto ma molto diverso.
Perciò, scusate, è uscita la sigla. Perciò, per concludere questo discorso, non credete alle illusioni. Molto spesso cercheranno di illudervi che il trading e gli investimenti sono qualcosa di diverso da quello che in realtà sono. Però fatevi una domanda: se questa gente guadagna così bene, di guadagnare il 100% anno, il 200% anno, da fare il 1000%, il 2000%, perché hanno tutto questo interesse a insegnarvelo? Perché sarebbero già ricchi, avrebbero già fatto un sacco di soldi, quindi attenzione alle illusioni. Infatti credo di essere uno dei pochi che rimane umile nel dire un 15-30% annuo. Ci sono anni che sono andati molto meglio, cioè un anno in cui ho fatto l'80%, potrei dire faccio l'80% annuo, seguitemi. No, ma sarebbe una falsità, perché bisogna prendere un numero di anni molto più largo. Quindi per concludere che cosa vi voglio dire? Se siete già degli investitori, fatevi aiutare dalla parte mentale ed emotiva, perché sono un business coach, posso aiutarvi veramente da vicino a raggiungere risultati molto più grandi, perché molto spesso la parte mentale è quello che ci blocca. Se invece non siete degli investitori e volete diventarlo in 100 giorni, candidatevi. Qui sotto troverete un link per candidarvi. Perché candidarvi? Perché io seguo solo 5 persone ogni mese. Per quale motivo? È una scelta anti-marketing, perché io quelle 5 persone le seguo da vicino e devono raggiungere il risultato. Io mi litigo, mi sono litigato tempo fa con un mio studente perché non faceva quello che doveva fare e io ci rimetto la faccia. Lui deve raggiungere il risultato se fa il mio percorso, quindi io ci rimettevo la faccia, non mi andava bene e l'ho seguita ancora più da vicino. Quindi chi entra con me esce da investitore, poco ma sicuro. Perché sono arrivato anche a regalare delle coaching pur di far raggiungere il risultato. Mi importa solo e soltanto questo. Perché piuttosto che avere 50 persone e averne 5 soddisfatte, io ne voglio 10 e ne voglio 10 soddisfatte. Questa è la mia grande mission. Quindi candidati se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube se non l'hai ancora fatto, e iscriviti anche al gruppo Facebook, trovi sempre il link qua sotto, dove puoi trovare una serie di post oltre ai classici video che vedi su YouTube. Benissimo, io con questo vi saluto, video breve, ci siamo sbrigati presto oggi e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!